Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Oggi vi proponiamo un momento davvero speciale. Siamo in compagnia del dottor Raffaele Mantegazza, pedagogista, professore all'Università Milano Bicocca e autore di numerosi libri sull'educazione. Come redazione regionale del sito Informa Famiglie e Bambini, sentivamo la necessità di avere maggiori spunti su come parlare ai bambini della guerra in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Abbiamo quindi invitato il professor Mantegazza a rispondere alle tante domande che si stanno ponendo le famiglie che ci seguono e ringrazio davvero il professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Inizierei subito con la prima domanda, che è cosa percepiscono i bambini in questo clima in cui tutti parlano di guerra e vivono con estrema ansia e angoscia ciò che sta succedendo in Ucraina? Ma comincerei col dire che i bambini percepiscono sempre molto più di quanto noi pensiamo, anche perché i bambini, la loro percezione passa attraverso segnali a cui magari noi stiamo un po' meno attenti, i movimenti del corpo, i gesti, le sfumature. Quindi, in mezzo a questo enorme richiamo mediatico che giustamente la guerra impone, anche questa grande ansia appunto degli adulti, i bambini si sentono disorientati, spaesati. Perché lo siamo anche noi, perché noi ricordiamoci che siamo il loro filtro per accedere al mondo. I bambini e le bambine guardano gli adulti come una garanzia del fatto che quello che succede abbia un significato e che noi in qualche modo lo conosciamo. Quindi sentono molto l'angoscia dell'idea di guerra. La guerra l'hanno studiata sui libri, hanno studiato la prima e la seconda guerra mondiale, mentre adesso la guerra è attualità, è qui vicina, la vediamo portata in casa tutti i giorni, e poi percepiscono molto lo spiazzamento dell'adulto. Capiscono che abbiamo paura della guerra, giustamente, ma che abbiamo anche paura di parlargliene. E questa è una cosa invece negativa, perché se già di fronte a un evento, un fatto così grave, sentono anche la difficoltà dell'adulto di starci dentro, di comunicare, di farne un oggetto del discorso, oppure il discorso viene lasciato soltanto ai mass media, diventa qualcosa di molto, molto angosciante. Questo è ciò che noi dovremmo evitare parlando di guerra ai bambini e cercando di capire insieme a loro cosa sta succedendo e come questo potrà influire sulle nostre vite quotidiane. E con quali parole quindi possiamo spiegare la guerra ai bambini senza paura? Ma io credo che la parola guerra, anzitutto, sia da spiegare e sia da chiarire che la guerra non è sinonimo di conflitto, perché il conflitto è qualcosa di diverso, il conflitto fa parte della vita, un conflitto si può risolvere addirittura facendo la pace, trovando degli accordi, chiamando un mediatore, no? La guerra è una, la peggiore soluzione, anzi in realtà una non soluzione dei conflitti. Che però può essere evitata. Quindi la prima cosa è spiegare che il fatto che ci siano tra due stati delle tensioni rispetto a questioni territoriali, economiche, è un dato che può capitare, che è successo nella storia e che per fortuna nella stragrande maggioranza delle situazioni non è stato risolto con la guerra. Quindi anzitutto ridare alle parole il suo significato. La guerra non ha mai giustificazione, la guerra è sempre e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale è sempre guerra ai civili, perché ricordiamo che il 90% delle vittime delle guerre, diciamo dagli anni 90 in poi, sono civili. E quindi è un inaccettabile tentativo di aggirare il conflitto, no? Lo risolvo perché io sono più forte, lo risolvo perché io ho la prepotenza, la violenza dalla mia parte. Quindi cominciare a spiegare questo e cominciare anche a raccontare delle situazioni, non ecco, situazioni negative di paura, ma anche situazioni di resistenza di persone che cercano di salvare la loro dignità, di persone che cercano di mediare, di fare cessare la guerra, quindi con dei racconti positivi, sempre attraverso il racconto. Le cifre servono poco, 1.000, 2.000, 5.000 morti, a parte che non li abbiamo certe, e poi è difficile per un bambino, ma anche per un adulto, sapere quanti sono 5.000 morti in una giornata. Poi
molto, molto complesso, un numero talmente alto che facciamo fatica. Proviamo a raccontare la storia di singole persone, magari anche storie positive, magari anche storie che possano aiutare a trovare speranza. E poi la paura, ecco, la paura nominiamola, facciamo capire che noi abbiamo paura ma la sappiamo affrontare. Abbiamo paura ma non siamo presi dal panico, perché negare la paura vuol dire paradossalmente dire che la guerra non è così negativa. Invece a me la guerra fa paura, per questo cerco di lavorare per la pace. Grazie, grazie davvero per questi spunti, ci sono davvero tante storie oggi da poter raccontare, sia positive che negative. Mi chiedo a questo punto, bisogna parlargliene anche se apparentemente il bambino mostra disinteresse? Dunque, per quanto riguarda l'età, io ricordo sempre una frase di Freud. Freud dice: quando un bambino fa una domanda vuol dire che è pronto per la risposta. Quindi se un bambino o una bambina pone una domanda sulla guerra ad un adulto, è inutile eluderla, è inutile far finta di niente, soprattutto dire sono cose da grandi, perché se fossero cose da grandi non mi sarebbe venuta in mente la domanda. Questo vale per tutti gli argomenti che noi consideriamo più difficili da trattare, no? È chiaro che la risposta va adeguata all'età del bambino, naturalmente bisogna capire quanto possiamo dirgli, ma mai fuggire dalle domande dei bambini. Quindi nel momento in cui il bambino magari vede un'immagine, o comunque se ne parla, si parla solo di questo in questi giorni, giustamente, comprensibilmente, e pone la domanda, è quello il momento giusto. Per quanto riguarda il forzarlo, no, io credo che non vadano forzati, perché magari è un momento in cui non se la sente ancora di porre la domanda, magari sta cercando delle sue risposte. Però è ovvio che di fronte a un'immagine, non so, si guarda insieme il telegiornale, si può osservare il bambino, vedere se ha paura, vedere se volta la testa dall'altra parte, vedere se sembra indifferente, quindi cominciare a capire quali sono le sue reazioni, quali sono, che cosa sta provocando in lui questa serie di notizie, di immagini, eccetera. L'altra cosa è parlare tra noi adulti, perché il bambino magari non ha chiesto alla mamma, ma ha chiesto alla maestra, ha chiesto al capo scout, ha chiesto all'allenatore, no? E quindi provare un po' a confrontarci, perché magari una bambina o una bambina non ha voglia di tirare fuori l'argomento con i genitori perché ha paura di angosciarli. I bambini sono molto attenti al nostro benessere, hanno una grande attenzione a non farci star male, soprattutto i genitori, i nonni. E quindi magari l'ha chiesto un altro adulto. Se ci parliamo, cerchiamo di capire come dare una risposta il più possibile coerente o comunque ragionata tra noi. E, credo che non, in questo caso, nel caso della guerra, è difficile forzare perché appunto è talmente presente in tutti i discorsi che è possibile che un bambino non abbia in qualche modo intercettato la questione e non si stia ponendo delle domande. Quindi mi viene da dire che i bambini chiedono magari non solo parole ma anche con i loro comportamenti, con quello che fanno, quindi il genitore può cogliere una richiesta. Certo, per esempio la paura di addormentarsi al buio. Bambini che magari da qualche tempo hanno imparato a non avere la lucina accesa, no? Possono chiedere in questo momento, soprattutto se vedono immagini traumatiche, possono chiedere di tornare ad avere la lucina, di tornare a dormire nel lettone. Il momento dell'addormentamento, come sappiamo, è un momento delicatissimo. Possono chiedere di avere il genitore vicino per raccontargli una favola quando magari erano un po' di mesi che non lo facevano, e lì bisogna assolutamente assecondare queste richieste, non fargliele pesare. Il bambino può tornare a bagnare il letto per l'angoscia rispetto a certe immagini ed è una cosa normalissima, non bisogna assolutamente rimproverarlo, e bisogna fargli capire che ci sono dei momenti in cui abbiamo paura e può succedere questa cosa. Sono tutti segnali importanti che vanno accolti con molta serenità. Capisco che il genitore può essere angosciato, però sono anche segnali abbastanza fisiologici del fatto che sta elaborando e ha bisogno dell'adulto nei momenti proprio delicati. La notte, come tutti sappiamo, anche per noi adulti, la notte è un momento in cui siamo indifesi e abbiamo bisogno di aiuto. Quindi anche il bambino che cerca maggiormente le coccole, oppure il bambino che in questi giorni ha un momento un po' di ribellione, ha un momento in cui comincia a distanziarsi un po' dall'adulto, ricordiamoci che lo sta facendo in un momento storico segnato da ciò di cui stiamo parlando. Quindi cerchiamo di essere il più possibile pazienti, il più possibile vicini ai bambini
per aiutarli a capire che comprendiamo anche la loro paura, la loro ansia, il loro nervosismo. Cosa è opportuno raccontare e non ai bambini sulla guerra? E c'è qualcosa di specifico che può riguardare l'età? Anzitutto è decisamente opportuno raccontare. Io credo tantissimo nel racconto, nella narrazione. Deve essere una narrazione fatta dall'adulto, dal genitore in questo caso, è diversa dalla narrazione mediatica, perché la narrazione mediatica può essere fatta bene, può essere fatta male, non sto discutendo questo, però è rivolta ad adulti e soprattutto oggi molto legata all'immagine, a volte immagini molto shock, molto forti, a volte titoli molto sparati. Col bambino bisogna raccontare delle storie e devono essere raccontate a partire da un primo dato. Le storie devono rassicurare, non nascondere l'orrore, la violenza, perché più noi la nascondiamo, più il bambino pensa che sia grave, no? Il silenzio dell'adulto imbarazza il bambino, ma se non parla neanche la mamma, allora è veramente ancora più grave. Quindi senza nascondere il fatto che le persone muoiono, però raccontando storie di speranza, storie di resistenza, storie di persone, di queste donne che hanno dato da mangiare al ragazzo, al soldato russo, e hanno fatto il collegamento telefonico con la mamma, no? Ecco, questa è una storia bellissima, abbiamo anche le immagini, no? Queste donne che erano proprio materne con questo ragazzino che era stato mandato in guerra. Ecco, in tutte le guerre ci sono storie di umanità, storie di accoglienza, le tante mobilitazioni che adesso si stanno avendo in Italia per accogliere i profughi, per accoglierli in maniera più possibile civile e integrarli nel tessuto sociale. Ecco, raccontare questo, naturalmente ricordiamo che raccontare a un bambino di 11 anni significa parlare con un bambino che ha una razionalità sviluppata e quindi che ha un mondo che sta cominciando un pochino ad abbandonare il mondo magico dell'infanzia, per fortuna non del tutto. Raccontare a un bambino di 4 anni è ovvio che lo si può fare attraverso una fiaba, attraverso una storia inventata, attraverso una storia non del tutto realistica, no? Quindi entriamo sempre nel suo mondo. Il racconto dell'adulto deve, poi lo conosce essendo il papà, la mamma, insomma, deve capire che cosa arriva dalla nostra narrazione al bambino. E quindi un bambino piccolo può essere tranquillamente una fiaba, anche non ambientata in Russia o in Ucraina, perché se noi parliamo della fiaba di un bambino che fugge da un drago e si salva, il nostro figlio capisce perfettamente di cosa stiamo parlando, anche se non nominiamo mai l'Ucraina e la Russia, insomma, non è così strettamente necessario per i piccoli. Quindi la narrazione sia del genitore, ma anche la narrazione attraverso delle fiabe, degli albi illustrati. Poi io spero che questa guerra ci faccia finalmente capire che noi non possiamo arrivare alla fine della terza media e alla fine della quinta liceo senza studiare la storia contemporanea, perché non è possibile che abbiamo dei 19enni, oltretutto adulti con il diritto di voto, che non hanno mai studiato la storia degli ultimi 80 anni, perché come fai a capire la guerra in Ucraina se non sai cos'era l'Unione Sovietica, se non sai cos'è stato il Trattato di Yalta, cos'è stata la primavera arancione? E questo è gravissimo, per cui io spero che si rifletta sul fatto che ai due momenti conclusivi del ciclo di istruzione primaria e secondaria, terza media e quinta superiore, si arrivi a studiare la contemporaneità, perché altrimenti siamo a dire che la scuola deve educare i cittadini. La scuola educa i cittadini degli anni 50, ma noi siamo negli anni 2020. Ed è fondamentale, perché altrimenti sì che siamo spiazzati. Oppure si dice, vabbè, si è alzato una mattina Putin, le cose sono molto più complesse e vanno ricostruite storicamente, perché è un modo per formare dei cittadini con coscienza civica. Grazie per questo spunto, anche per i ragazzi più grandi, infatti. Gli spunti sono stati tantissimi, e anche in questi pochi minuti. C'è altro che ci vuole consigliare per aiutare i bambini a tollerare ed ad elaborare la paura e l'angoscia legate a situazioni più grandi di lui, la guerra, ma anche mi vengono in mente le epidemie e la violenza in genere? Ma c'è bisogno di molto molto tempo. Il nostro principale alleato, il nostro principale strumento di lavoro è il tempo.
elaborare la paura di un bambino non si può fare in 5 minuti. E io capisco perfettamente i genitori che lavorano, tornano alle 8 e vedono il bambino in pigiama che sta andando a letto, lo capisco che è molto difficile, però tutti i momenti che possiamo passare con i nostri figli, magari passiamoli ad ascoltare, a fare un gioco, ma dedichiamo tempo. E questo vale anche per la scuola. Se dopo 2 anni di pandemia e 3 settimane di guerra dobbiamo un attimo rinunciare al teorema di Pitagora, rinunciamo un attimo al teorema di Pitagora, ascoltiamo i ragazzi, cerchiamo di farli parlare, cerchiamo di farli stare bene, dedichiamo del tempo. Il teorema di Pitagora è importantissimo, io non sto dicendo che non si debbano insegnare i contenuti, però in questo momento la scuola è un contenitore di ragazzi che cercano un senso a tutto questo mondo che in 2 anni è cambiato totalmente. Quindi cerchiamo di essere un po' tranquilli, di non avere fretta, di recuperare il tempo, di farci dare il tempo e di far vedere che noi abbiamo la consapevolezza che con la calma, con l'attesa, con la capacità di ascolto si eviteranno future situazioni di questo tipo, perché altrimenti se ci facciamo prendere dalla fretta rispetto a cose che in questo momento non sono l'importanza prioritaria. L'importanza prioritaria in questo momento è accogliere l'ansia, la paura e le domande dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi. Questa è la prima cosa. A questo poi si collegherà tutto il resto, i programmi, però la base è questa. E ci vuole tempo, ci vuole collaborazione tra adulti, ci vuole capacità di fare un'alleanza tra adulti per il bene dei bambini. Grazie davvero, dottore, per tutti questi spunti a nome della redazione regionale, ma anche e soprattutto da parte di tutte le famiglie e degli operatori che ci seguono e che ci hanno seguito anche oggi. Grazie, arrivederci.